Hi, good morning. This is my house and this is my life in Dubai. This one is my home. There we have the living room. I know I have a lot of pictures. Just one about the football. This one. It's very nice picture. This one is the present from my friend. He is a Neapolitan artist. The face is very nice, it's much better than my face. I have three kids, two boys and one girl, Christian, Martina, and Andrea. And they are very happy in Dubai. It's amazing, I think. The Palm is, the life on the Palm is amazing, but more because we have the home on the beach. We have the football pitch for my kids. After 10 minutes, we are on the sea. And this one is wow, I think. Ne ho vinti abbastanza di trofei. Sicuramente il più importante è stato la Coppa del Mondo. Dopo sono arrivati il Pallone d'Oro, dopo è arrivato il FIFA World Player. Dopo sono arrivati tantissimi premi, ma penso che quello lì ci ha fatto diventare da buoni giocatori a eroi. Mi ricordo un dirigente mi venne vicino e mi disse cerca di alzarla con la massima semplicità e con molta eleganza. Mi disse, ma una cosa più semplice non la sapevi dire. E quindi andai lì, alzai la coppa, ma pensai soprattutto alla mia famiglia in quel momento. Sì, la mia famiglia vive a Napoli. Mio padre è un ex calciatore. Lui mi ha trasmesso sia a me che a mio fratello, perché anche mio fratello gioca a calcio, è il capitano del Napoli. Ma in quegli anni c'era il Napoli di Maradona. Tutti i ragazzi di Napoli sognavano un giorno quell'anno lì. Li ho visto tutti i 7 anni di Maradona, li ho visti da raccattapalle, e avevo la possibilità di entrare nello stadio e vedere a 10 metri i miei idoli. Quelle sono cose che ancora oggi porto dentro di me. Ciao. It's definitely a little bit different. Probably it's very approachable. So I have such a great laugh when I come to see him. Sometimes I forget that his father Panamar is so down to earth and very friendly. I came to watch a football game in his house, and from there he said, "Oh, you hairdresser? I actually need a haircut." Adesso vado a fare la doccia e così dopo vedo i miei amici. Ciao! Ah, la vita non è difficile per un, comunque, pur essendo stato un giocatore importante, ho sempre fatto una vita, cercato di fare una vita normale. Il mio ruolo adesso nell'Arali Club è un ruolo d'immagine. Cerco di promuovere il mio club a livello nazionale e internazionale. Sono stato in giro per Australia, Singapore, sono venuto in UK, sono stato a Manchester, Londra, ma in Italia di più. In Italia mi mancava di più la vita di tutti i giorni, perché comunque giocando tante partite ero sempre negli alberghi, ero sempre in giro per l'Europa. Qui invece faccio una vita normale, quindi non mi manca il calcio, perché adesso dopo tanti anni era arrivata l'ora di smettere. Però adesso sono soddisfatto di quello che faccio. Ok, abbiamo finito, grazie, io adesso torno dai miei amici e adesso ho fame. Ciao!